Ciao a tutti gli amici di cinefonici.com, ancora una volta è Meizu a definire il dispositivo di riferimento per la fascia media. Lo aveva già fatto con M1 ed M2 Note e lo fa ancora meglio con questo M3 Note, perché come vedremo alcune caratteristiche sono di categoria superiore. Il prezzo però non è sicuramente una di queste perché è veramente competitivo. Noi l'abbiamo preso da Floss Mall, che tra l'altro ha messo a disposizione un codice sconto che trovate qui sotto in descrizione assieme al link. Con il codice sconto attualmente viene circa $210, ovvero siamo intorno ai 185 euro, ma prezzo che probabilmente è destinato anche a calare leggermente visti i prezzi in Cina. Ma vi anticipo già che anche così il rapporto qualità-prezzo è già davvero buono. Lo smartphone è qui già pronto, nella confezione non trovate poi molto, solamente la spilletta per l'estrazione del carrellino della SIM con il logo della Flyme, un cavetto micro USB e un caricabatterie da 2A, molto compatto, 2A quindi non supporta lo standard quick charge, impiega circa 2 ore e 20 per la ricarica completa, ma la batteria è da ben 4100 mAh. Vi mando in sovraimpressione anche i tempi di ricarica intermedi, e comunque tempi tutto sommato non male, e un'autonomia di cui parleremo dopo perché è uno degli aspetti più interessanti di questo M3 Note. Vediamo invece prima il design, anzi parliamo prima delle caratteristiche hardware. Questa è la versione con 2 GB di RAM e 16 GB di storage interno. A breve uscirà anche la versione con 3 GB di RAM e 32 di storage interno, ma devo dire che anche così in questa settimana in cui l'ho provato devo dire che va davvero bene. C'è la micro SD per espansione della memoria, quindi 16 GB possono anche bastare, e ovviamente per espandere la memoria dovete rinunciare alla funzionalità dual SIM, e soprattutto c'è la CPU, l'Helio P10 MT6755 a 1,8 GHz, che è veramente un ottimo compromesso, come vedremo, tra prestazioni e risparmio energetico. Il design è quello ormai classico di Meizu, quello usato ad esempio anche per altri dispositivi come il Pro 5. La scocca è tutta in alluminio serie 6000, ovvero una lega di alluminio con silicio e magnesio che dà veramente una sensazione al tatto veramente molto gradevole, veramente piacevole da tenere in mano e da toccare. Un design che a me piace particolarmente, 153,6x75,2x8,2 mm le misure, un peso che non è niente male se pensiamo che è un 5,5 pollici con batteria da 4100 mAh, peso che andiamo a verificare che è di 165 grammi, quindi niente male davvero. Sono in plastica solamente queste due parti, questa la superiore e questa inferiore. Sulla parte posteriore abbiamo la fotocamera da 13 megapixel con sensore OmniVision OV13853, il doppio flash LED. Cosa che ho apprezzato molto è il fatto che, vedete, la fotocamera è perfettamente a filo, non sporge nemmeno minimamente nemmeno la ghiera di metallo, veramente molto molto buona questa soluzione. Sopra abbiamo il jack per le cuffie, sulla parte inferiore abbiamo la presa micro USB con la cassa audio, buona la posizione della cassa audio qui sulla parte inferiore. Qui abbiamo lo slot per due nano SIM oppure una nano SIM ed una micro SD. Qui abbiamo volume e accensione, guardate come sono quasi incastonati all'interno della scocca in alluminio con questa fressatura più lucida, veramente realizzato molto molto bene sia dal punto di vista dei materiali, dell'assemblaggio, veramente ottimo lavoro. Sulla parte frontale abbiamo la capsula auricolare, molto carina il fatto di aver messo in maniera perfettamente simmetrica la fotocamera da 5 megapixel e il sensore di prossimità. Qui sulla destra abbiamo anche un LED di notifica che è bianco, anzi mandiamo un messaggio WhatsApp così lo vediamo. Eccolo, è già arrivato. L'opzione ovviamente che è acceso lo schermo alla ricezione di una notifica ovviamente può essere disattivato nelle impostazioni. Vi dicevo, un LED di colore bianco che in questa colorazione bianca proprio dello smartphone si confonde un pochino probabilmente nella colorazione grigia che al frontale nero dovrebbe essere sicuramente più visibile. Aspettiamo un attimo che appaia il LED, magari
Spegniamo un attimo la luce così si vede meglio. Eccolo qua. Peccato che non sia RGB, ma comunque sia sempre cosa gradita la presenza del LED di notifica. Qui in basso invece abbiamo il tasto, il famoso tasto Meizu, che integra un sensore di impronte mTouch 2.1 che funziona, devo dire, davvero molto molto bene. Lo andiamo a provare. Per sbloccare dovete premere e poi avverrà il riconoscimento dell'impronta. E funziona veramente molto molto bene. Altra possibilità è quella di fare il doppio tap, perché supporta anche le gesture a schermo spento, e poi andare solamente ad appoggiare il dito. In entrambi i casi veramente il funzionamento, vedete, è molto veloce, il riconoscimento avviene praticamente sempre. Sensore, tra l'altro, che nelle impostazioni potete andare a settarlo qua sul menu del fingerprint, anche tramite l'applicazione AppLock, andare a bloccare anche le applicazioni, quindi funzionalità anche questa molto buona. Come avete visto, nel menu delle impostazioni tutti i menu sono in inglese, perché ovviamente la versione della ROM, la vediamo subito, è una FlyMiOS 5.1.3.0 in versione A, basata su Android 5.1. Quindi abbiamo solamente la lingua inglese e la lingua cinese al momento. Ma ovviamente, seguendo la nostra guida, vi lascio il link ovviamente nell'articolo completo, tramite l'app More Locale è possibile, vedete, andare a selezionare l'italiano. In questo modo avrete il Play Store in italiano, un Play Store che è facilmente installabile tramite l'app Google Installer, e vedete già tutto perfettamente in italiano. Tutte le app che andrete a installare sono in italiano, e cosa curiosa, sono in italiano anche alcuni menu di sistema. Se andiamo ad aprire per esempio l'app sicurezza, che è un'app di integrata nella FlyMe, vedete, è tutta già in italiano. In italiano, per esempio, se andiamo a aprire il browser di sistema, tutto il menu di impostazione, vedete, è già in italiano, quindi parte della ROM già è la parte che poi ritroveremo nella versione internazionale della ROM. Il browser di sistema che ho appena aperto, al di là della parte, insomma, dei link cinesi eccetera, non mi è piaciuto moltissimo, ma è ovviamente possibile andare a installare un altro browser come Google Chrome. L'esperienza d'uso con Chrome, devo dire, invece è veramente molto molto buona. Andiamo a aprire il nostro sito, aspettiamo un attimo il rendering della pagina, ma vedete anche durante il caricamento come è fluido, come è veloce lo scrolling, anche il pinch to zoom, veramente ottima l'esperienza d'uso in navigazione con Chrome. E questa CPU, questa Helio P10 con la GPU Mali T860, si comporta anche molto bene con giochi pesanti, come lo vediamo all'opera con Real Racing, veramente fluido, veloce, perfettamente giocabile, quindi esperienza d'uso anche con giochi così pesanti più che buona. Buone le performance confermate dal valore ottenuto anche con AnTuTu, con cui abbiamo totalizzato oltre 44.000 punti. A livello di sensori, buona, veramente buona la dotazione dei sensori, tutti ben funzionanti. Li abbiamo provati con Sensor Box, presente anche il giroscopio, presente anche il sensore di orientamento. E ho avuto solo qualche problema con il sensore di prossimità, che vedete adesso funziona perfettamente, ma aveva smesso di funzionare. Per fortuna qua nel menu delle impostazioni, a livello di accessibilità, è presente già il menu di sviluppatore, in cui vedete c'è il Proximity Sensor Calibration. Ho dovuto ricalibrarlo. Comunque, al di là di questo piccolo problema, dotazione di sensori molto molto buona. E anche il GPS funziona bene, come vediamo, fix istantaneo, che in accoppiata con la bussola che è presente vi permetterà di utilizzare qualsiasi programma di navigazione senza problemi e con estrema precisione e reattività. Qui abbiamo visto buone le prestazioni di questo Helio P10, ma ottimo anche come consumi, perché è vero che abbiamo una 4100 mAh
integrata, ma è anche vero che guardate che risultato abbiamo ottenuto nella riproduzione di un video YouTube sotto rete Wi-Fi. Abbiamo ottenuto, guardate, quasi 9 ore e mezza di schermo acceso con luminosità intorno al 75%, quindi veramente ottima l'autonomia. Si possono coprire anche 2 giorni con un utilizzo piuttosto standard. Quindi si conferma questo Helio P10, uno dei processori più bilanciati del momento tra prestazioni e consumi. Avevo invece qualche dubbio sulla fotocamera, perché non è più una Sony, ma è una OmniVision, modello OV13853 da 13 megapixel, ma devo dire che i risultati poi non sono affatto male. La messa a fuoco è veloce grazie al rilevamento di fase. Andiamo subito a fare un piccolo test. Vedete, la messa a fuoco è sempre buona, sempre rapida. E vi faccio vedere a schermo intero qualche scatto, veramente ottime, con buona luminosità, ma devo dire che tutto sommato nemmeno male anche con scarsa luminosità. Diciamo che sono gli scatti non eccezionali, ma sono buoni in tutte le condizioni. Qui abbiamo anche le due foto fatte in totale buio con il doppio flash, forse non tra i più potenti provati, ma comunque discreto. Fotocamera quindi direi promossa, ma come al solito le foto per valutare l'effettiva qualità le trovate nell'articolo completo. È comunque un piacere veramente guardare le foto su questo schermo, perché è uno schermo da 5,5 pollici, veramente di altissima qualità, veramente ottimi gli angoli di visualizzazione, i colori, luminosità molto elevata, veramente un pannello di qualità veramente eccezionale. Tra l'altro anche la finitura 2.5D dello schermo è veramente gradevole. Andiamo a vedere i livelli del nero, che non sono anche questi niente male. E anche a livello di touch, veramente niente da dire, perché abbiamo un touch che è a 10 tocchi, eccolo qua, molto sensibile, molto, molto reattivo. Andiamo a fare anche una prova di scrittura. Veramente nessun problema, anche scrivendo molto velocemente, ottimo il touchscreen. Ed infine la parte telefonica, anche questa in linea con la qualità generale di questo Meizu M3 Note. Ottimi i livelli del segnale, in questo caso siamo sotto rete 3, sotto rete 4G, l'ho testato anche con Vodafone, anzi vediamo com'è andato con uno speed test proprio sotto rete Vodafone 4G. Da segnalare solamente la mancanza della banda B20 degli 800 MHz, ma appunto con Vodafone e con 3 almeno nessun problema nemmeno in 4G. In chiamata l'audio in capsula auricolare è ottimo, direi, audio pulito, audio chiaro. Dallo speaker un pochino meno, perché la potenza non è tantissima. Andiamo magari a provare. Trovate tra l'altro installata la famosa app musica di Meizu, da cui è possibile anche scaricare praticamente qualsiasi cosa volete. Noi andiamo a sentire un brano di test invece. Audio, vi dicevo, non potentissimo, quindi qualità dello speaker non eccezionale. Però devo dire che aiuta sicuramente la posizione qua sul lato inferiore, quindi diciamo discreto l'audio che ne viene fuori. Concludendo, quindi, Meizu, a mio parere, ancora una volta ha messo in commercio quello che sarà lo smartphone con prezzo sotto i 200 € da battere. Veramente ottimo sotto tutti gli aspetti. Se proprio vogliamo andare a trovargli dei difetti, direi quello di un LED che abbiamo detto essere solamente bianco e non RGB, una ROM che almeno al momento non è disponibile con la lingua italiana, su cui quindi è necessario andare a perdere qualche minuto in più per l'installazione dei servizi Google e per l'impostazione della lingua italiana per le applicazioni. E una ROM abbiamo visto magari con ancora un pochino acerba, quindi con qualcosina da correggere. Per il resto, ottimo smartphone davvero sotto tutti gli aspetti. Nell'articolo completo trovate, come al solito, gli screenshot, le foto scattate a piena risoluzione ed anche il link con il codice sconto di cui vi parlavo in apertura di video. Per questo M3 Note è quindi tutto, vi do appuntamento alla prossima video recensione.
Ciao. Okay.